Amici di Ciocomo, buongiorno. Intanto buongiorno, benvenuti, ben ritrovati. Riparte il nostro tour, sempre ovviamente con tutti i nostri amici che ci danno un aiuto. Acqua e acqua, buongiorno a tutti. Siamo a Dosso del Liro. Partiamo da qui, il primo paese del nostro tour che riparte. Dopo la pausa estiva c'è il sindaco. Buongiorno a tutti e benvenuti. Buongiorno, Egidio Baraglia. Egidio Baraglia, sì. Ciao sindaco, grazie, buongiorno. Grazie a voi. Buongiorno, vicino a te c'è la tua consigliera che si chiama Milva. Buongiorno a tutti. Mi ha detto prima scherzando, canto. Canto, giusto. Buongiorno Milva, grazie. Buongiorno, grazie a voi. È bellissimo essere qui dentro, questo è il... Spiegami tu, sindaco. Allora, questa è la prima tappa. La fontana. Sì, questa è la prima tappa del progetto di riqualificazione delle vecchie fontane. In totale sono 4 e contiamo di sistemarle poi tutte appena riusciremo a recuperare dei fondi. Questo progetto è stato finanziato dal BIM di Gravedona e ammirate la prima fontana. Ecco, vieni, vieni. L'acqua arriva da sopra. Sì, sì, qua sì, dalle sorgenti in abbondanza. Certo. Consiglio, sì, sì. Dosso del Liro si trova sopra Gravedona, certo. Alto Lago, è un paese di, sindaco, 240 anime. Piccolino, bello, ma vasto territorialmente parlando. Esattamente. Il centro storico è dove ci siamo noi. Sì. L'avete riqualificato davvero in maniera molto molto bella, tra cui appunto la fontana. Sì, le fontane e questa paratia con dei giochi in dialetto vecchissimi. Ah, ma sai che bello questa cosa qua? Non l'ho visto, mi sto rendendo conto adesso. L'avete fatto con il Gore-Tex, e devo dire che tra l'altro ha fatto veramente molto molto bene. Bello, 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 bel progetto. Rappresenta appunto i bambini che giocano e le scritte sono quanti in dialetto. Quanti ce ne sono a Dosso del Liro di bimbi? Una quindicina di bimbi? Piccolini, tra piccolini, medi e grandi. Sì. Tentiamo 20, ma non so se sono 20. Tentiamo sempre di mantenere qui le famiglie, ma purtroppo, lavorativamente parlando, eccetera, eccetera, sì, ma immagino, la gente si sposta. La maggior parte saranno, immagino, anche pendolari, ovviamente, sì, o frontalieri, sì, 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 ovviamente, che lavorano, certo, magari in Svizzera, che non è lontana da qua. Sì. Ecco. Bel progetto, davvero. Allora, ce n'è un'altra, mi dicevate, sì, di fontana. Sindaco, seguimi. E Milva, ecco, io ti seguo assolutamente. E poi però dobbiamo far vedere anche un'altra cosa, perché Dosso del Liro ha una vista mozzafiato sul lago, è uno dei bellissimi borghi del nostro territorio, che forse merita di essere valorizzato pienamente. Ecco perché siamo ripartiti da qui, dico grazie all'amministrazione comunale che ci ha ovviamente ospitato. Prego, sindaco, io ti seguo. Certo. Ed è veramente splendido comunque. Sì, la vista è un nostro punto a favore. La vista, ma anche il recupero del centro, perché ragazzi, certo, certo, credo sia veramente molto molto bello. Giusto Milva? Bello, bellissimo. Dimmi tu qualcosa. Bellissimo. Nostro paesello, ci saranno pochi abitanti, però è bellissimo, è bellissimo. Vorresti venire a Como? No, neanche se mi pagano milioni di euro. No, no, mi dispiace. No. Non abbiamo niente, perché no, per fare la spesa bisogna andare a Gravedona. Bisogna andare qua. Però... La difficoltà, ecco Milva, la difficoltà di vivere in un paese come Dosso del Liro. È che non c'è più niente. Prima, un bel po' di anni fa, avevamo 4 bar. 4 bar? Sì, 2 panifici, 4 alimentari. E adesso hanno chiuso tutto, abbiamo ancora... 2 trattorie le abbiamo ancora. Trattorie. Però sindaco, bella, bella questa fontana. Questa, wow, è la seconda lavatoio. È la seconda fontana. Bellissimo sindaco. Il vecchio lavatoio. Ecco, il lavatoio che però l'avete messo a posto veramente alla grandissima. Si è cercato di recuperarlo nel miglior modo possibile. Beh, bel progetto veramente. Certo. Assolutamente sì. Dicevate, ecco, vabbè. Già c'è uno scorso. E già una cosa ve la possiamo far vedere. Questo è l'Alto Lago oggi, una giornata splendida dopo la notte brutta, pioggia. Eccolo qua, guardate che bello. C'è una vista assolutamente meravigliosa. Poi, come ha detto Milva... Bisogna un po', come dici tu, adeguarsi. Adeguarsi, è vero. Vabbè, noi siamo abituati perché bene o male, sì, tutte le mattine, non tutte le mattine, sai, vai giù, anche i ragazzini vanno a scuola, prendono la corriera, insomma,
non siamo comodi come Gravedona, come nelle città. Per andare a scuola bisogna andare a Gravedona? Gravedona, le elementari e le medie, okay. E poi le superiori, Menaggio. Esatto. E, insomma, ci sono dei ragazzi che devono alzarsi anche alle 6 di mattina, quelli che vanno a Chiavenna, quelli che vanno a Sondrio. Siamo un po' scomodi per quello, però è bello. Signori, Milva dice una cosa giusta, no? Perché tra l'altro sindaco, grazie perché è un bel personaggio. Ma io la ringrazio. No, dammi del tu, ma ti ringrazio tanto. Ecco, consigliere comunale e tu sindaco, giovanissimo comunque. 33 anni. Giovanissimo. È un'esperienza questa qua importante, penso che, ecco, il fatto che comunque ci avete messo mano e avete fatto un intervento, credo, bello, significativo, sindaco? Grazie. Dato di fatto. Questo, allora, è il vecchio lavatoio recuperato, signori. Abbiamo visto l'altra fontana, ce ne sono anche altre due, però io direi andiamo a vedere anche la chiesa. Se certamente. Vorrei. Perché io ho visto, è un gioiellino anche la vostra chiesa, con un affaccio sul lago, ovviamente. Ecco, siamo ripartiti da qui, ma poi attenzione amici, perché addosso mi hanno detto che c'è anche un'altra sorpresa. Tra poco ve la facciamo vedere, che è un po' una cosa che esula dal nostro programma, ma la facciamo con piacere. Perché addosso del Liro è il paese anche, possiamo dirlo? Dillo tu. Il paese, anticipazione. È il paese della Semuda. Che cos'è la Semuda? Semuda è un formaggio antico, perché è proprio antico, perché non quanti anni che lo esiste, facciamo, quanti anni sono che hanno la Semuda? Tanti. 100-200 anni. Tra poco allora ci facciamo raccontare da chi la fa il segreto. No. Lui non la fa, però non è produttore, ma comunque vabbè, è una cosa, vabbè, adesso lo fanno. Infatti quando arrivi c'è scritto addosso del Liro, paese della Semuda. Adesso lo fanno un po' più modernizzato, sai, uh-huh. Però una volta mio papà, mio nonno, mia mamma, sai, facevano proprio tutto manualmente, c'era adesso, tra poco vi facciamo vedere anche questa cosa qua, ma intanto, caro sindaco, guidaci che andiamo a scendere. Seguimi. Ti seguo, grazie ovviamente della vostra cortesia, Scendiamo perché eravamo già venuti quest'estate, ma non trovando voi era difficile poi parlare, spiegare bene, e credo che voi, ecco, esatto, l'avete fatto in modo sicuramente adeguato. Questo è il centro proprio di Dosso del Liro, 240 anni, come ha detto Egidio, effettivamente non sono tantissime, bella però, bella davvero questo recupero che avete fatto, complimenti davvero, e questo poi si scende. E andiamo a vedere appunto la nostra chiesa. La chiesa parrocchiale con affaccio bellissimo sul pezzo alto del nostro lago. Il lago di Como finisce poco più avanti e voi ne custodite tutti i segreti e tutta la bellezza. Ecco, la chiesa la vediamo qui, questo è il campanile, vai sindaco, ti seguo. Ecco, certamente come potete vedere Dosso del Liro, come altri comuni del lago, chiaramente, è un po' fatto di alti, di saliscendi, alti e bassi, ovviamente strade che hanno mantenuto le caratteristiche di una volta, però c'è anche la strada normale per chi ovviamente non ha, ha problemi ovviamente per spostarsi, per poter deambulare. Ok, siamo arrivati praticamente sopra la chiesa, che tra l'altro ce l'hanno aperta, quindi ve la facciamo vedere, e poi anche i segreti della Semuda, che è questo formaggio tipico proprio di questa zona, con i segreti che ci facciamo raccontare tra poco, restate con noi, poi abbiamo altre tappe in questo tour che riparte oggi dopo la pausa estiva. Saluto e ringrazio le colleghe che sono state gentilissime a allestirci tutto, Alessia, Valentina, grazie, e eccola qui la chiesa. Ecco la chiesa, Santa Santissima Annunziata, è stata costruita nel 1699, quindi ha molti anni. Prego, venite a vederla. Perfetto. Ecco, vedete, guarda che bella questo, anche questo segnale qua, che cioè questo che dice che in chiesa gli uomini si tolgono il cappello, è giusto, ecco. Entriamo. Prego. Perfetto, e lo facciamo vedere da qui perché ho paura che poi la connessione magari, ecco. Dimmi, allora spiegami due cose, sindaco. Diceva la mia consigliera che il pezzo forte è l'organo che sta proprio sopra la tua testa. No, lo facciamo vedere, ci spostiamo qua.
speriamo che tenga la connessione. Beh, effettivamente Milva, c'hai ragione, è un bellissimo organo, è un gran bel organo, ovviamente pezzo forte appunto della chiesa di Dosso del Liro, bella la statua della Madonna, dico bella anche tutto il resto, quindi bellissimo il colpo d'occhio, grazie di avercela aperta, ma veramente bello questo organo, Milva? Bellissimo, bellissimo, poi è stato ristrutturato, ti ricordi? Quanti sì, anni fa, non è tanto? Una decina forse di anni fa, sì, una decina di anni fa è stata ristrutturata. Bella davvero. Ecco, questa è la chiesa parrocchiale di Dosso del Liro, con il suo organo. Ecco, che tra l'altro, devo dire, non è che lo trovi così facilmente in giro, vero? Giusto, Milva? No, è vero. Vabbè, dopo tutte le chiese di paese, Peglio, Livo, c'è... Abbiamo... Ce l'hanno fatto vedere a Peglio, infatti sì. Ci hanno anche fatto sentire, è vero. È vero, perché voi siete vicini a Peglio. Noi non possiamo fartelo sentire, perché non siamo capaci di suonare. Problema, ma ti ringrazio lo stesso. Non è presente l'organista. No, ma grazie lo stesso della cortesia. Ma ci mancherebbe. Vediamo qua e facciamo vedere adesso, amici, anche che vista ha questo piccolo borgo dell'Alto Lago che ci ha ospitato in questa mattina alla ripartenza del nostro tour. Egidio, appunto, il sindaco, Milva, la consigliera, grazie davvero. Ecco, devo dire che in effetti hanno anche il loro bel belvedere, sindaco? Sì, è un bel belvedere. È un bel belvedere, assolutamente, sì, beh, è un affaccio bellissimo. Di fronte c'è il versante lecchese, giusto, del lago, quella parte giusto, è la parte lecchese, però devo dire che in una giornata così merita la vista. Sì. Merita davvero, ok. Ecco, questo è Dosso del Liro, il mio paese, ci scrive il nostro amico Maurizio. Bene, Maurizio, mi fa piacere che ti abbiamo riportato, non so se vivi ancora qui o se sei andato via, ma ecco, ti abbiamo riportato insomma comunque alle tue origini. Siete, tra l'altro, e chiudiamo, in mezzo alle montagne. Sì, sì. Perché tra l'altro, oltre a aver visto anche tutto quello che fa parte del recupero bellissimo del paese, ci siete in mezzo alle montagne. Sì. E poi c'è un'altra cosa, sindaco, un'ultima chicca. Sì. Quello che cos'è? Quello è il Museo del Dialetto. Ma è chiuso? È chiuso, attualmente gestito dalla comunità montana. Stiamo cercando di farlo riaprire vedere, perché è molto bello all'interno, però purtroppo attualmente, essendo gestito dalla comunità montana, peccato davvero, sì. Perché credo che merita, ecco, c'è anche il Museo del Dialetto, che è questo qua, lo vedete, l'edificio giallo, giusto? Sì, l'edificio giallo. Ecco, spero che si possa riaprire, e a quel punto ti porterei anche la nostra Sciura Ornella, che è del dialetto della famiglia Comasca, che del dialetto è una grande protagonista, e con grande piacere sarebbe bello poter fare questo gemellaggio Dosso del Liro, famiglia Comasca. Perfetto. Como. Grazie, sindaco, per il momento. Vieni anche a farci vedere l'altra cosa? Sì, scendiamo giù. Milva, andiamo a vedere sotto, che la sorpresa. In parte l'abbiamo già annunciata. Sì. Dai, andiamo a vedere allora che cosa caratterizza Dosso del Liro. E poi andiamo ad Ongo tra poco. Grazie per il momento, sindaco. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie mille. Grazie. A tra poco, ormai è diventata bravissima anche. Ciao, allora tra poco vi facciamo vedere la... Scemuda. Ecco, perché si dice in modo... Scemuda. Ok, perfetto. Brava Milva. Grazie a te.